e danno vita a un dialogo simpatico. Alessandro sta ricordando quell'episodio, per cui un episodio avvenuto 26 anni prima. Erano trascorsi molti anni da allora e Bonaparte non era più tra i vivi. L'utopia era tramontata, la grandeur era un pallido ricordo. Volta rammentava benissimo quell'uomo melanconico ma facile all'entusiasmo, abile ad accendere negli altri la miccia del sole. Era più basso di lui, tarchiato e vigoroso. Era bruttino, con la pelle gialla, e aveva la testa grossa e il collo corto, il capo affossato sulle spalle. La sua dentatura era così brutta che era preferibile non ridesse. I capelli mossi davano l'impressione delle onde e facevano credere che i suoi pensieri seguissero il ciclo delle maree. Tutt'altra cosa rispetto a lui, che lo sovrastava in altezza, agilità ed eleganza. Volta si lamentava anche della loro conversazione intima, di come un uomo osannato dalla folla potesse nascondere fisime paure e cercasse di renderle innocue. Quella loro chiacchierata in camera caritatis scivolò presto dalle alture della scienza verso le basse valli dell'umana debolezza. Citoyenne, mi hanno detto che siete stato un bon vivant e un tombeur de femme. Sono solo dicerie o avete avuto fortuna con le donne? Domandò il primo console. Allora non era ancora imperatore. Eccellenza, risponde Volta, ho saltato la cavallina quando ero giovane, come tutti. So che prima della rivoluzione avevate fatto conquiste a Parigi, mi riferisco a Madame Lenoir de Nantouille. Mi hanno detto che anche lei amava la fisica e che non ha saputo resistere a un fisico italiano. È vero che eravate spesso chez madame? Volta avvertì un certo imbarazzo e sorrise, incerto su come replicare. Sentitevi a vostro agio, lo tranquillizzò Bonaparte. Nulla vieta che un grande scienziato possa essere o essere stato un grande amatore, come tutti gli italiani, no? Avete detto giusto, sono dicerie. Eppure, non potete negare di essere stato un bel farfallone, insistette il primo console. Il vostro amico Lichtenberg vi ha definito un vero cuscinetto a strofinamento per le signore e diceva che vi intendete molto di elettricità delle ragazze. E poi, non vorrete negare che avete fatto perdere la testa a quella cantante romana di teatro, come si chiamava? Ah, sì, Marianna Parì. Un nome che profuma di Francia. Sorpreso e infastidito a un tempo dal fatto che Napoleone conoscesse così tanti particolari della sua vita privata precedente al matrimonio, Alessandro misurò attentamente le parole e cercò di capire dove andasse a parare con i suoi ragionamenti da caserma. Eccellenza, voi vi confondete e mi confondete. Io sono uno scienziato, non un emulo di Giacomo Casanova. Bien joué, rispose Napoleone. In effetti è allo scienziato e non all'ex cascamorto che voglio chiedere un'opinione, per così dire, delicata. Dite, ne avete la facoltà. Pensate che la vostra scoperta possa migliorare le relazioni amorose? Scusatemi, ma non capisco. Sarò più chiaro allora. Ritenete possibile che il vostro organo elettrico artificiale, è così che ufficialmente si chiamava la pila, possa avere applicazioni tali da aiutare chi ha un momentaneo appannamento delle proprie prestazioni sessuali a causa della stanchezza o di un calo della passione? Eccellenza, io non so, non saprei. Provò a svincolarsi Volta. Insomma, non fingete l'ingenuo. L'elettricità che avete manipolato col vostro organo artificiale potrebbe o non potrebbe aiutare un altro organo a svolgere meglio e con maggior frequenza i suoi doveri? Nulla è impossibile, ma questa domanda dovreste farla al vostro medico personale. A Corvisart? No, meglio di no.
Me l'ha presentato Giuseppina e sapete, è proprio a causa di mia moglie che vi faccio questa domanda così particolare. L'avete conosciuta Giuseppina? È una donna nervosa, lussuriosa, difficile da sfamare. Ha un amante eppure bussa sempre alla mia porta e non sempre il mio organo ha voglia di suonare per lei. Volta si lasciò sfuggire un risolino. Gli parve incredibile che Cesare, dopo aver reso onore ad Alessandro per i suoi meriti nella prima sessione dell'istituto, ora gli confidasse le sue insoddisfazioni coniugali e auspicasse che la pila fosse un mezzo attraverso il quale poter stimolare elettricamente la verga di un uomo affaticato o demotivato. Così va il mondo, pensa. Citoyen, ridete di me? Lo richiamò sull'attenti Cesare. Non mi permetterei mai, si giustificò Alessandro. Sorridevo l'idea che spesso l'amore scocca come una scintilla e inizia con un colpo di fulmine. E cos'è un colpo di fulmine se non una scarica di elettricità? Voi siete capaci di vedere lontano e andrete lontano, ne sono certo. Ecco, questo è un esempio.